Cari amici e amiche, oggi abbiamo qualcosa di speciale da condividere con voi. Ma prima di iniziare, vorremmo chiedervi un piccolo favore che farebbe una grande differenza per noi. Sappiamo quanto apprezziate il nostro contenuto e siamo felici che siate qui con noi. Per sostenere il nostro canale e permetterci di creare ancora più video interessanti e informativi, vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube. È un gesto semplice ma fondamentale che ci aiuta a crescere e a raggiungere sempre più persone con i nostri contenuti. L'iscrizione al canale è completamente gratuita, e con un solo clic potete rimanere aggiornati su tutti i nostri video futuri. In questo modo, potrete continuare a godere del nostro materiale e sostenerci nel nostro percorso. Quindi, se amate ciò che facciamo e desiderate vedere più contenuti da noi, vi preghiamo gentilmente di iscrivervi ora. Grazie di cuore per il vostro supporto continuo e per essere parte della nostra comunità. Ora, senza ulteriori indugi, lasciateci presentarvi il video di oggi. C'era una volta un monastero nascosto tra le vette delle montagne. Questo monastero era rinomato per la sua profonda comprensione della vita e della mente umana. I monaci che vi risiedevano erano noti per la loro saggezza e il loro spirito creativo. Un giorno, un giovane monaco si avvicinò al maestro Zen del monastero e gli chiese: «Maestro, mi insegni il segreto della creatività?» Il maestro sorrise e lo condusse fuori dal monastero, verso un sentiero che portava attraverso una foresta lussureggiante. Mentre camminavano, il maestro disse: «La creatività è come un fiume che scorre in continuazione. Devi essere come l'acqua del fiume, flessibile e aperto a nuovi percorsi». Il giovane monaco lo guardò perplesso. «Maestro, non capisco. Come posso diventare come l'acqua di un fiume?» Il maestro si fermò e indicò un ruscello che scorreva accanto al sentiero. «Guarda questo ruscello, giovane amico. L'acqua scorre senza sosta, adattandosi a ogni ostacolo che trova. Non si ferma mai, né si arrende di fronte a una roccia o a un tronco caduto. È questa la chiave della creatività». Il giovane monaco contemplò il ruscello per un momento e poi chiese: «Maestro, come posso diventare come questo ruscello?» Il maestro sorrise ancora una volta. «Devi imparare a liberare la tua mente dalle restrizioni. Libera la tua mente dalle concezioni preconcette, dalle abitudini mentali fisse. Solo quando la tua mente è libera come l'acqua che scorre liberamente, potrai permettere alla creatività di fluire attraverso di te». Il giovane monaco annuì, ma era ancora confuso. «Maestro, come faccio a liberare la mia mente?» Il maestro disse: «Inizia con la meditazione. La meditazione è come il corso tranquillo del ruscello. Ti aiuta a liberare la tua mente dai pensieri tumultuosi e a trovare la calma interiore. Quando la tua mente è calma, la creatività può emergere». Il giovane monaco trascorse anni a praticare la meditazione e a osservare la natura. Con il tempo, imparò a essere come l'acqua di un fiume, fluendo con la vita e adattandosi alle sfide che gli si presentavano. La sua mente divenne un vortice di idee creative, e il monastero prosperò grazie alla sua innovazione. E così, imparò che la creatività non è qualcosa da cercare fuori di sé, ma è già presente in ognuno di noi. Basta liberare la mente dalle catene dei pensieri limitanti e permettere alla creatività di fluire come un fiume infinito. La creatività è il motore dell'innovazione, e per alimentare questo motore, devi essere come l'acqua di un fiume, fluire senza sosta e adattarti al cambiamento. Il giovane monaco continuò il suo cammino di crescita spirituale e creativa. Ogni giorno, si immerse più profondamente nella pratica della meditazione e nella contemplazione della natura che lo circondava. Osservava gli uccelli che danzavano nell'aria e le foglie che cadevano dagli alberi con grazia. Tutto ciò gli insegnava preziose lezioni sulla fluidità e sulla bellezza del mondo. Un giorno, mentre meditava vicino a un laghetto nel cuore della foresta, una libellula atterrò delicatamente sulla sua mano. Il giovane monaco la osservò attentamente mentre le ali traslucenti della libellula brillavano al sole.
Si rese conto che quella piccola creatura era un esempio vivente di come la bellezza e la grazia possano emergere quando ci si libera dalle paure e dalle limitazioni. All'improvviso, una visione lo colse. Capì che la creatività era come quella libellula, pronta a posarsi sulla sua mente quando la sua mente era libera da vincoli e preoccupazioni. Si rese conto che la creatività non era un compito da svolgere o un problema da risolvere, ma una parte naturale di chi era. Il giovane monaco tornò al monastero con questa nuova comprensione. Insegnò ai suoi compagni monaci l'importanza di liberare la mente e di trovare la calma interiore attraverso la meditazione. Condivise le sue visioni sulla creatività come un flusso naturale, come l'acqua di un fiume che scorre senza sforzo. Man mano che i monaci abbracciarono questi insegnamenti, il monastero si trasformò in un luogo di straordinaria creatività e innovazione. I giardini zen si riempirono di sculture e opere d'arte create dai monaci, mentre le menti libere e aperte di tutti generavano idee innovative per migliorare la vita nel monastero. La fama del monastero si diffuse oltre le montagne, attirando visitatori da lontano desiderosi di apprendere i segreti della creatività. Il giovane monaco divenne un maestro rispettato, insegnando agli altri come liberare la propria mente e permettere alla creatività di fiorire. E così, il monastero nascosto tra le vette delle montagne divenne un faro di ispirazione per tutti coloro che cercavano di comprendere il potere della creatività. E il giovane monaco imparò che la creatività non è un dono da cercare altrove, ma un tesoro nascosto dentro di noi, pronto a emergere quando liberiamo la mente e abbracciamo la bellezza e la grazia della vita stessa. Cari amici e amiche, siamo giunti alla fine di questo video, ma prima di concludere, vorremmo condividere un breve messaggio con voi. Nel corso di questa avventura insieme, abbiamo esplorato la profondità della creatività e come essa possa essere come un fiume inarrestabile, fluendo attraverso di noi quando liberiamo la mente dalle restrizioni. Speriamo che questa storia vi abbia ispirato e stimolato la vostra creatività personale. Per sostenere il nostro canale e permetterci di continuare a condividere contenuti stimolanti come questo, vi chiediamo gentilmente di fare due semplici gesti. Primo, se non lo avete già fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. L'iscrizione è gratuita e vi terrà aggiornati sui nostri futuri video. Secondo, vi preghiamo di lasciare un mi piace a questo video. Questo gesto semplice ci aiuta a raggiungere un pubblico più ampio e a far crescere la nostra comunità di appassionati di conoscenza e ispirazione. Grazie di cuore per il vostro supporto e per essere parte di questa straordinaria avventura. Continuate a ispirarvi e a condividere la vostra creatività con il mondo. Speriamo di vedervi presto nei prossimi video. Fino ad allora, state bene e continuate a esplorare il potenziale illimitato della vostra mente. Ci vediamo presto!